Buona domenica, buon 2019. Innanzitutto ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone dopo la pausa legata alle festività natalizie. Di nuovo insieme, magari con qualche grammo, etto o chiletto di più, pronti a smaltirlo. Ovviamente siamo già in rampa di lancio per questa prima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie D, l'unico campionato che si è giocato, perché sapete A, B e C sono ferme. Ha giocato anche l'Eccellenza, però noi ci concentreremo come di consueto sulla Serie D. Era in programma un derby, ne parleremo in apertura. Vittoria per la Vastese, vittoria anche per il Notaresco, sconfitta per l'Avezzano. Il Giulianova non ha giocato a causa del maltempo che è imperversato soprattutto da noi, sì, ma soprattutto in Molise per i problemi legati dunque alle formazioni molisane, Isernia, Campobasso e anche Lagnonese. Ne parleremo fino alle 21 in diretta, se lo vorrete, insieme a noi, canale 14 del Digitale Terrestre, anche la nostra diretta Facebook. In redazione, con una cravatta natalizia, anche se insomma l'abbiamo già superato, Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, buonasera a tutti, un rosso che speriamo porti fortuna. Speriamo, speriamo, oggi almeno un paio di formazioni ha portato fortuna. Ricominciamo con i nostri ospiti, la prima giornata del girone di ritorno, questo primo Abruzzo del Pallone 2019. Abbiamo in studio, lo ringraziamo perché insomma nella prima parte di stagione ci ha fatto vedere un calcio bellissimo, anche che ha portato dei risultati molto importanti, al suo Notaresco, il tecnico Mirko Cudini. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a voi. Benvenuto nei nostri studi per la prima volta. E poi ritrovo invece con piacere Luca Di Pasquale. Ciao Luca. Buonasera a voi e rinnovo gli auguri a tutti i telespettatori, ai dirigenti e calciatori abruzzesi. Noi ci auguriamo che sia un 2019 davvero da ricordare per le formazioni di casa nostra, anche se tra poco vedremo risultati e classifica. Questa prima giornata ha detto che insomma il campionato di Serie D potrebbe già aver designato un padrone assoluto, non che sia una grande novità, ma il Cesena con la vittoria di oggi e la contemporanea sconfitta del Matelica sul campo della Vastese insomma ha fatto il vuoto. Risultati però, perché ci sono tre partite che sono state rinviate: Cesena Zano 3-1, Jesina Recanatese 0-0, Montegiorgio Sammorese 1-0, Pineto Francavilla 0-0, Notaresco Castelfidardo 1-0, Savignanese Sant'Arcangelo 2-1, Vastese Materica 2-1. Vedete, le tre partite rinviate, Campobasso San Giustese e Isernia Forlia, hanno già la data di recupero, il 30 gennaio alle 14:30. Giulianova Agnonese, come vedete, non abbiamo messo la data di recupero perché non è ancora stata ufficializzata. Perché? Perché il 30 il Giulianova gioca il proprio impegno in Coppa Italia contro l'Aquila Montevarchi, e dunque ovviamente facciamo l'in bocca al lupo per quella data alla formazione giallorossa, ma chiaramente non poteva recuperare in quella data che era già stata prestabilita. Vedremo quando ci potrebbe essere un eventuale recupero. Peraltro vi dico, vi anticipo, che molte delle partite delle formazioni di casa nostra del prossimo turno saranno anticipate al sabato, perché poi c'è il turno infrasettimanale mercoledì 16 gennaio, e dunque quasi tutte, mi pare forse solo la Vastese giochi di domenica, ma si va verso tutti anticipi al sabato. Poi ovviamente faremo il punto della situazione, però adesso vediamo la classifica. Dopo la prima giornata del girone di ritorno, dopo i primi 90 minuti del 2019, Cesena 47 punti a più 7 sul Matelica. Come vi dicevo prima, insomma, la formazione bianconera romagnola prende il largo. Il Matelica rimane a 40 punti, 33 per un quartetto formato da San Giustese, che non ha giocato, Pineto, Recanatese e Notaresco. Francavilla quota 31, Vastese e Montegiorgio 26, 25 punti per la Sammorese, 24 per Giulianova e Savignanese, anche in questo caso il Giulianova non ha giocato, Campobasso Sant'Arcangelo 21 punti, Jesina 20, Forlì 19, Avezzano 18, Agnonese e Isernia 17, Castelfidardo 12. Ovviamente le partite sono state rinviate, contrassegnate, alcune dagli asterischi designano le formazioni che hanno una gara in meno. Prima di cominciare con il derby, io volevo partire da Mirko Cudini, a cui chiedo, mister, al netto dei primi 90 minuti del girone di ritorno, quindi dopo un girone d'andata in cui ci siamo divertiti tanto e le prime partite del girone di ritorno, è questa una classifica veritiera secondo lei, per quello che si è visto in campo in questi mesi?
Credo di sì, credo che possa essere una classifica abbastanza veritiera, con qualche squadra che forse ha raccolto qualcosina in meno a livello di punti, questo sì, per quello che hanno proposto in campo, però credo che possa essere abbastanza veritiera. Luca, invece a te chiedo se oramai possiamo definire il campionato, non dico chiuso, perché sarebbe brutto anche per noi che insomma lo dobbiamo raccontare, però indirizzato verso Cesena. Se mi avessi fatto questa domanda prima dell'Immacolata ti avrei risposto di no, però vedendo il Matelli che le ultime 4-5 partite credo che abbia raccolto un punto, al massimo due, credo che il campionato possa definirsi chiuso se fra due settimane il Matelli perde a Cesena, dopodiché credo che 10 punti sia umanamente impossibile, salvo la matematica, giustamente non dà ancora la certezza sicura, però credo che 10 punti a una squadra blasonata come il Cesena è difficile un domani recuperarli. Anche perché in quel caso, qualora il Cesena dovesse vincere contro il Matelica, Andrea ribalterebbe anche, potrebbe provare a ribaltare anche lo scontro diretto dell'andata in cui il Matelica ha vinto 1-0, per esempio segnando due reti, il Cesena potrebbe addirittura mettere 10 punti più la differenza nello scontro diretto, di fatto 11 punti tra sé e il Matelica. Anche se penso che tra i Lega Nazionale dilettanti forse ci sarebbe lo spareggio in caso di parità di punti, comunque all'andata finì 1-0 per il Matelica, quindi è evidente che se il Cesena, intanto se batte il Matelica e si presenta più 7, va a più 10 e il campionato è di fatto chiuso, anche perché poi sarebbe difficile immaginare quello che ha fatto il Matelica lo scorso anno, cioè un crollo e una rimonta subita, vista la portata del Cesena, la forza della squadra, il blasone, lo stadio, il tifo e tutto quanto. Quindi ora il Cesena giocherà ad Agnone la prossima partita, sarà un impegno ostico perché contro una squadra che deve salvarsi, anche se l'Agnone ha il problema del campo, quasi certamente non si giocherà al Civitelle, quindi ci sono buone probabilità che il Cesena possa mantenere questo distacco e poi magari chiudere i conti mercoledì 16 gennaio. Buon anno dalla Romagna, buon anno caro amico da Cesena. Con i risultati di oggi, secondo voi tra 10 giorni si rischia di chiudere il campionato? Che stavo parlando proprio adesso, se il Cesena batterà il Matelica al Manuzzi. Ancora tanti complimenti per voi da Cesena, grazie, ovviamente ricambiamo, buon anno. Prima ci scrivevano anche rinviare la partita oggi a Giulianova, una cosa scandalosa. Poi, come detto, nella seconda parte faremo anche il punto con il presidente del Giulianova, Luciano Bartolini, che avremo in collegamento telefonico. Ma bando alle ciance perché sono le 19.38, mister, è giusto anche iniziare a vedere le partite tutte delle abruzzesi di oggi. Partiamo ovviamente dal derby Pineto Francavilla 0-0. Il servizio è firmato per noi da Roberta Di Sante, vediamo. Inizia con un pareggio a reti bianche il 2019 di Pineto e Francavilla. La Befana porta in dono alle due cugine adriatiche un solo punticino che in chiave classifica non accontenta nessuno. Assenze pesanti dall'una e dall'altra parte. Marianeschi e Palumbo saranno fermi ai box per circa un mese. Nelle fila ospiti assente anche Cafiero. Speculari i moduli, entrambi i tecnici scelgono il 4-3-3. Amaulo preferisce l'esperienza di Remo Amadio tra i pali e recupera Della Quercia, Pepe e Pietrantonio in difesa e Stefano Amadio in mediana. Rachini schiera il tridente con l'ex Mancini, Dos Santos e Montagnoli, con Banegas che parte dalla panchina. Primo tempo avaro di emozioni, in avvio è il Pineto a creare i maggiori pericoli, un giro di lancette e sugli sviluppi del primo corner della gara Tomassini di testa spedisce al lato. Dopo 10 minuti sono ancora i locali a farsi vedere, sempre da calcio piazzato, questa volta su punizione il sinistro di Pietrantonio chiama alla parata in tuffo Spataro. Ma è l'equilibrio tra le due compagini a regnare in campo, con le formazioni che si annullano a vicenda senza riuscire ad essere incisive negli ultimi 16 metri. Nel finale di un classico primo tempo post festività, il Francavilla recrimina per un tocco con il braccio di Amadio sugli sviluppi di un calcio piazzato. Più vivace la ripresa che si apre con l'occasionissima per Tomassini al sesto, intuizione di Della Quercia che sorprende la difesa giallorossa mettendo Tomassini a tu per tu con Spataro, ma l'attaccante
Conte apre troppo d'esterno con la sfera che esce di un soffio. Mani nei capelli per i biancazzurri che ci riprovano al 13° con Esposito, ma Bosco si frappone con efficacia. Cachini getta nella mischia anche Banegas nel tentativo di portare maggiore vivacità in avanti, ma ne viene fuori solo una conclusione telefonata che al 28° è preda di Amadio. Anche Amaulo prova a cambiare qualcosa per cercare di sbloccare una gara tatticamente bloccata tra due formazioni che non riescono a trovare la zampata vincente. Spazio a Fratangelo, Mazzei e Cruz per Ciarcelluti, Pietrantonio e Tomassini. E proprio dall'affondo di Fratangelo al 32° nasce l'occasione per Esposito che Nazzari neutralizza in corner. Poi la girata sotto misura dell'ex Cruz che saggia i riflessi di un attento Spataro. L'ultima emozione in pieno recupero, prima Cruz e poi Festa, tentano senza fortuna l'ultimo assalto. Le due squadre restano così separate da due punti in classifica, mentre al Pineto non riesce il sorpasso alla San Giustese, in attesa di tornare nuovamente in campo sabato con i biancazzurri che andranno a far visita al Matelica e i giallorossi che ospiteranno al Valle Anzuca un rinnovato Campobasso. Mister Rachini, il 2019 del Francavilla inizia con un pareggio, è l'ottavo risultato utile consecutivo per una formazione che è in ripresa, anche se abbiamo visto un primo tempo bruttino. È stata una partita dura, equilibrata contro una squadra che sapevamo forte e quindi diciamo che alla fine ne è uscito fuori un pareggio, secondo me giusto. Per le occasioni che ci sono state, ne ha avuto una il Pineto, una dubbia su una punizione laterale nostra, quindi alla fine penso un risultato giusto, ripeto, fra due squadre secondo me attrezzate. In effetti c'è stato molto equilibrio in campo, forse le due squadre si sono annullate un po' a vicenda, siete mancati un pochettino negli ultimi 16 metri. Sì, allora l'unica cosa che posso rimproverare alla squadra è quella cosa lì, negli ultimi 16 metri sì, ci è mancato qualcosa, l'ultimo guizzo, l'ultimo passaggio e di conseguenza il gol non è arrivato, però abbiamo fatto una partita maschia come piace a me, a lottare su tutti i palloni, anche perché se non lotti contro un Pineto così difficilmente ne esci con un risultato positivo. Il Francavilla arrivava a questa partita con delle assenze importanti, Banegas non era al top, abbiamo visto è entrato soltanto nel corso della ripresa, Cafiero forse potrà essere recuperato per la prossima partita, sicuramente non Palumbo. No, Palumbo è un infortunio grave, Cafiero speriamo di recuperarlo per sabato con il Campobasso. Sono giocatori importanti, però questo è un gruppo di ragazzi che continua a dire da luglio sta sul pezzo, tutti e 23-24 e nei momenti in cui vengono chiamati danno sempre il massimo e poi di conseguenza poi ne esce fuori che riesce a fare bene dappertutto. Mister Amaulo, adesso si continuerà domenica prossima con un'altra partita importante perché il Pineto andrà a Matelica, anzi innanzitutto si giocherà sabato o domenica? Ma penso sabato perché poi il Matelica ha chiesto sempre l'anticipo il sabato con i turni intrasettimanali, quindi noi saremo d'accordo, adesso aspettiamo un po' qualche comunicazione dall'altra parte e ci aspetta un'altra partita difficile con il Matelica, però tanto adesso come ho detto nelle varie volte il girone è andata e il cambiamento vero è proprio iniziato adesso in poi, si comincia a giocare per gli obiettivi, chi per la vittoria, chi per i playoff, chi per la salvezza, quindi ogni domenica sarà battaglia, i punti saranno pesantissimi, però andiamo avanti di partita in partita, è importante che la squadra continui a fare prestazioni buone, anzi anche migliorarle, quindi perché poi le prestazioni a volte ha bisogno anche di un'interpretazione importante e decisiva in qualche situazione. Mancherà Marianeschi per almeno un mese perché sembra che l'infortunio sia un po' più grave del previsto, mister? Sì, purtroppo far meno ancora qualche partita di Marianeschi, però poi abbiamo altri giocatori in organico, quindi penso che possiamo sopperire alla sua mancanza come abbiamo fatto oggi perché abbiamo fatto tutti hanno fatto una buona prestazione e mi auguro che continuino a farla tutti quanti in attesa di recuperare qualche giocatore importante come Marianeschi e qualche altro che ancora non ha la condizione migliore per una preparazione che richiede per una parte di campionato così difficile.
E allora, finita senza reti, l'unico derby abruzzese della giornata tra Pineto e Francavilla. Forse, mister, da quello che abbiamo visto, ovviamente noi non eravamo partita, c'era la nostra Roberta Di Sante. Sapete quando si gioca Francavilla a Campobasso? Sabato, non domenica, sabato. Poi però faremo il punto, caro amico da casa. Un po' più Pineto che Francavilla, però sono due formazioni in salute, si vede. Sicuramente sì, l'incognita della gara di oggi vale un po' per tutti, è la ripresa dopo la sosta natalizia, quindi questa è sempre l'incognita di come uno si può ripresentare a livello di condizione, quindi, però sono due squadre attrezzate per fare un campionato di vertice sia fisicamente, strutturalmente e anche tecnicamente, quindi a volte queste partite possono venire fuori senza grosso spettacolo, però sono due squadre, credo, che la lunga diranno la loro. Le posso chiedere, un tecnico dopo una pausa abbastanza lunga come quella che c'è stata, che c'è sempre a Natale, su che cosa e come lavora per riportare la squadra a come l'aveva lasciata? Ma quali sono le priorità sostanzialmente? Ma le priorità sicuramente è quella di perdere il meno possibile la condizione fisica. Poi ognuno ha le proprie metodologie di allenamento, i propri giorni di recupero, quindi però cercare di rimettere dentro un po' di benzina, quella che poi ti porterà fino a maggio per la conclusione del campionato. Mirko Cudini, quando giocava, si ripresentava dopo le festività natalizie come? Meglio, peggio, con più voglia, con meno voglia? Perfettamente mima Luca Di Pasquale. Come sono stato serio? Ma ho avuto la fortuna di fare il professionismo e di avere una mentalità professionista, quindi questa forse era anche uno dei miei punti di forza a livello di umiltà, di presentarmi sempre al meglio, come è giusto che sia un professionista o un calciatore che fa questo tipo di sport. Quindi. Intanto continuano, caro Luca, un po' di polemiche. Prima ci scrivono, Giuliano meritava il 3-0 a tavolino. Ma perché meritava il 3-0 a tavolino? Cioè, il problema nel caso c'era l'Agnonese. Io credo che in questi casi probabilmente, forse la tempistica è stata un po', si è saputo ieri poi rispondiamo a questa domanda, si è saputo ieri che oggi non si sarebbe giocato all'Orfadini, però a quel punto, secondo me, se ci sono difficoltà oggettive per una squadra o per l'altra, chiedere il rinvio della partita non è un peccato mortale. Io ci sono capitato spesso a Agnone, andando a vedere le partite, Agnone sono 900 metri sul livello del mare, attenzione. Perché un conto di Serna, che tu fai la trinina, è bene o male diverso. Da Agnone scendere sotto la trinina sono 30 km. Sì. Se fai la via di Val di Sangro, devi fare la via di dietro, che ci sono pure delle induzioni, ancora più scomodo. Quindi, giustamente, anche la federazione, in base alla richiesta della società, nessuno si assume la responsabilità che possa succedere qualcosa. Quindi, secondo me, dispiace perché si è saputo il giorno prima, però è anche giusto che uno faccia la richiesta e che poi se ne dica che loro hanno acquistato i giocatori, avevano dei giocatori infortunati, alcuni squalificati, hanno lavorato come del resto, a parte inversa avrebbe fatto pure un'altra squadra. Certo. È come l'esempio quando tu stai a vincere la partita e nascondi i palloni, quando stai a perdere, se lo fa l'avversario ti devi pure accettare, perché è così. Allora, purtroppo io, a proposito di tempistica, volevo aggiungere, noi l'abbiamo saputo ieri e vado proprio in redazione da Andrea, peraltro abbiamo saputo di questa probabilità di rinvio, lo diciamo per chiarezza nei confronti dei tifosi dell'Agnonese e del Giulianova, l'abbiamo saputo a metà mattinata, tant'è vero che abbiamo chiamato noi, lo possiamo dire, l'allenatore in seconda del Giulianova, Giulio e Torre, che avevano appena finito la seduta di rifinitura e non sapevano ancora di questo rinvio, cosa che poi ci ha confermato. Quindi loro fino a ieri mattina si sono allenati perché sapevano che oggi si sarebbe giocato. Certo. Questa è la tempistica probabilmente che è stata... Sì, però evidentemente se nella giornata di venerdì ha fatto tanta neve anche nel corso della notte e la mattina... non c'era possibilità né di allenarsi, ma soprattutto era un'impossibilità di organizzare la trasferta a quel punto. Poi voglio dire, so che hanno allegato quelli dell'Agnone dei documenti anche con la firma della questura, quindi voglio dire, la procedura è stata fatta in maniera ufficiale, la Lega Nazionale Dilettanti non ha potuto fare altro che prendere atto di questa impossibilità di organizzare la trasferta. Poi
chiaro, le polemiche ci sono, ora Luca ha spiegato anche la differenza tra Isernia e Agnone, però voglio dire, è una decisione che è arrivata dall'alto, punto, non c'è molto da sindacare. Certo che io immagino che Agnone quando poi fa tanta neve è chiaro che non è facile. Ho letto un amico da casa che ha scritto saremmo andati anche a piedi, forse l'unico modo di andare era proprio quello, forse con gli sci. Esistono gomme e catene, ci scrivono, vabbè. No, che tra parentesi, ieri sono andato a vedere la Juventus di Giulianova contro l'Isernia. L'Isernia è arrivata 2,5 e 3,20. Sì. Infatti è una delle cose che ci hanno scritto anche questo pomeriggio. Ci hanno detto, ma come? Agnone no, invece ieri i giocatori dell'Isernia giovanile sono venuti a Giulianova. È chiaro che in questo caso sono sempre le due campane, poi. Non entriamo. Se parli di campane, Jacopo, Lagnone ha sempre giusto, ragione. Hai ragione. Giuliano Isernia si è disputata sabato. Isernia non è così lontano da Agnone. Sì, probabilmente sì. Stavamo ragionando più che altro sull'altitudine. Però Agnone, quando viene dalle parti nostre, la strada che faccio pure io con la macchina, è la strada che esce a Val di Sangro e sali per Agnone. Sì, mi sembra che siamo 180 metri sul livello del mare. Ieri a testa c'erano quasi 40 cm di neve. Quindi poi. Ecco, è normale che, come ha detto giustamente Andrea, legando diversi documenti a questo si è visto il pericolo che può darsi, si possa rischiare qualcosa e giustamente non assumendosi le responsabilità in Italia come del resto su tutte le cose e si evita e si rinvia. Allora, con tutti i soldi spesi quest'anno, Francavilla deludente senza gioco, come fate a dire squadra in forma senza che abbia fatto nemmeno un tiro in porta? In forma perché... provo a rispondere io, perché uscire indenni da Pineto in questo momento non è perfettamente la cosa più semplice del mondo, poi che magari non sia stato il miglior Francavilla possibile, però vi assicuro che andare a giocare in questo momento, mister, correggimi se sbaglio, con il Pineto a Pineto non è semplice. Ma sicuramente no, affrontare il Pineto non è mai semplice, soprattutto in casa dove è una squadra solida, una squadra che va messa in campo, che sa quello che vuole quando va in campo, quindi non è mai facile affrontare, a testimonianza i risultati che sta facendo. Però come ho detto, se qualcuno oggi forse non si è divertito nei campi, ci può stare il fatto della ripresa dopo la sosta, che come ho detto non si può pretendere sempre dei ritmi altissimi. Peraltro aggiungo io, oggi al Francavilla mancavano Palumbo, Cafiero e Banegas, che era rientrato da poco, vero Andrea? Quindi aveva anche qualche defezione importante. Ma non è stata una gran partita oggi, però tra le due squadre a chi va meglio il punto è sicuramente il Francavilla, perché presentarsi con queste assenze e portare a casa un punto da un campo così difficile, probabilmente deve mordersi un po' i gomiti il Pineto, che era quasi al completo e affrontava una squadra che aveva qualche pilastro fuori. Poi è chiaro che non per questo vince le partite, però se proprio un punto va bene a una delle due squadre, diciamo che va bene al Francavilla, un po' meno al Pineto. Certo, Francavilla è una squadra 100 volte più forte dello scorso anno, ma gioca 100 volte peggio. Io questo nel dettaglio non riesco a scenderci perché non saprei. Ha speso tantissimo ed è fuori dai playoff. Fallimento societario? No, credo di no, nel senso che poi ci sono momenti anche all'interno della stagione che possono andare bene o male. Invece, per rispondere alla domanda di prima, caro Luca, chi si è rinforzato di più in questo mercato di dicembre? Tra le abruzzesi aggiungo io. Non so se c'era scritto nel... Ma gli abruzzesi penso ha comprato l'organico rendendo più giocatore disponibile a missione con capacità, anche il San Nicolò ha messo 2-3 pedine, non male. San Nicolò Notaresco, ecco. Che quando vado a Notaresco mi dicono sempre perché dici sempre San Nicolò. Allora, per correttezza, Notaresco. San Nicolò. Il Pineto ha preso una punta che secondo me è sempre mancata, quella della doppia cifra, penso che con Cruz abbia dato grande fisicità in avanti. Poi la Vastese ha rinnovato un po' quasi tutta la rosa già da luglio scorso nel mercato estivo, erano rimasti 4-5 elementi. Adesso ha rinnovato sugli altri, quindi penso che abbiano preso giocatori più consoni a ciò che interessa al mister, i risultati stanno arrivando, anche perché è una piazza che merita di tutto il rispetto. Assolutamente. A me, secondo il mio giudizio, penso che Giulianova credo che si sia un po' indebolita più che rinforzata, un po' per la perdita del portiere, per tante situazioni, un po' ha perso elementi buoni in avanti a centrocampo, però ecco,
forte anche dei 24 punti, possa gestire meglio questa fase del campionato. Certo. Adesso, il campo basso, sì, invece secondo me è quello che si è rimborsata il proprio. Campo basso? Sì, io credo che Comunsetti veramente ha fatto una squadra con lo stesso fratello di Di Paolo, l'attaccante di Giulianova. È una squadra che a mio giudizio, se avesse avuto questa formazione a inizio campionato, poteva competere con i vertici sopra, come il lo stesso San Nicolò Tedesco, Francavilla e cose varie. E staremo a vedere, insomma, se vorrei rispondere anche a quel tifoso per quanto riguarda il Francavilla. Io credo che Francavilla quest'anno ha una rosa più giovane, più omogenea e con ragazzi di prospettiva molto interessanti, con un allenatore che li sta facendo crescere e molto preparato per la categoria. In prospettiva penso che sia una buona. Poi è normale, a differenza dell'anno scorso c'è squadre come Cesena e le altre sono anche più attrezzate gli avversari, non è detto che il Francavilla sia indebolito, sono anche forti le altre formazioni. Certo. Passiamo adesso alla pagina più ampia, perché abbiamo qui Mirko Cudini. Allora gli facciamo rivedere la partita di questo pomeriggio, la vittoria 1-0 contro il Castelfidardo. A fatica. 1-0, il servizio è firmato per noi da Ania Cantagalli, vediamo. A quasi due mesi di distanza dall'ultima vittoria datata 14 novembre nel derby contro il Pineto, il notaresco torna a vincere ed inizia bene il nuovo anno battendo 1-0 il Castelfidardo, ultimo in classifica. Non c'è Blando acciaccato nella formazione titolare del notaresco, con Fiscaletti a prenderne il posto e l'ex Minella subito in campo al pari dell'altro ex della sfida di Lollo, che a dicembre ha lasciato il rosso-blu proprio per raggiungere la squadra marchigiana. È un primo tempo in linea con il clima post festività, ritmo blando e poche occasioni, con il notaresco che va vicino al vantaggio per due volte. La prima occasione è quella che capita al settimo a Minella da calcio di punizione. Il centravanti sfiora il palo alla sinistra di Mercorelli. Al 23esimo ancora rossoblu, quando Liguori va al cross trovando la testa di Minella ed il conseguente tentativo ravvicinato di Salvatori, che è scivolata però non trova la porta. Gli ospiti iniziano la gara con atteggiamento aggressivo, come impone l'ultimo posto in classifica, ma lo spirito battagliero non si traduce in vere e proprie occasioni. Le uniche da raccontare sono quelle che capitano a Calabrese, prima al 29esimo, quando trova Monti pronto alla deviazione in corner, e poi poco prima di tornare negli spogliatoi. Lo stesso Calabrese infatti scambia in aria con Trillini, ma non inquadra la porta. La ripresa inizia con altro ritmo da parte del notaresco. Moretti al secondo minuto si lancia sulla sinistra e mette in mezzo con Minella, che di un soffio non trova l'impatto con il pallone. Due minuti più tardi ghiotta occasione per Fiscaletti, che si trova da solo a centro area su un cross di Liguori, ma non trova l'impatto felice con il pallone, che termina alto sulla traversa. Al quarto d'ora il Castelfidardo perde Radi per un fallo del difensore a centrocampo su Minella. Il direttore di gara estrae il rosso diretto a uno degli uomini più rappresentativi della formazione ospite, con il Castelfidardo che rimane di conseguenza in inferiorità numerica. Con l'uomo in più però paradossalmente i ritmi del notaresco si abbassano, pur rimanendo in costante possesso della manovra. In questi casi avere pazienza è fondamentale, quella che hanno i rosso-blu fino al 37esimo, quando Liguori va a battere un corner con traiettoria praticamente verso la porta. Mercorelli tocca, ma non evita sul secondo palo la deviazione di Dalmazzi per il gol che sarà della vittoria. Lo stesso Dalmazzi e Bontà si contendono in campo la rete, ma è del difensore il tocco decisivo. La gara poi finisce praticamente così, con il Castelfidardo sempre più ultimo e con i rossoblu che escono dal tunnel del periodo senza vittoria. Direttore, era importante iniziare l'anno con una vittoria, uscendo un po' da questa sorta di tunnel in cui il notaresco era finito da un paio di mesi, in cui la vittoria appunto non era arrivata. Sì, magari a noi ci mancava la vittoria, perché le prestazioni non erano mancate, però volevamo iniziare l'anno bene, magari pur essendo magari a costo di essere meno belli, però oggi per noi l'importante era la vittoria, il risultato, anche per partire con il piede giusto, sapendo che la prima partita dell'anno non è mai facile dopo una sosta. E quindi era di fondamentale importanza, sapendo che troviamo una partita difficile, ostica, perché adesso i punti contano. Perciò noi importantissimo sono altri 3 punti che mettiamo nella nostra classifica, perciò siamo contenti. E facendo un po' un passo indietro, un'ottima prima parte di campionato, siete usciti dalla zona playoff, ma comunque rimane lì vicino. Il vostro obiettivo adesso è cambiato, non è più la salvezza, sono i playoff. Vabbè, noi secondo me abbiamo fatto un grande girone d'andata, ci manca qualche punto, ci mancano magari, perché in alcune partite, ripeto, le prestazioni non sono mai mancate. Potevamo avere qualcosa in più, però il calcio è così. Il nostro obiettivo rimane sempre la salvezza, noi prima ci arriviamo e poi magari l'obiettivo cambierà.
Ti aspettavi in estate la sorpresa che poi è stata il Notalesco e che è ancora tuttora la squadra? Uno quando parte, parte sempre con entusiasmo. È normale che è sempre difficile fare un pronostico. Però con il passare dei giorni forse andrò un po' controcorrente. Sapevo di avere una squadra magari con delle potenzialità, poi non sempre magari si riescono a tirarle fuori. È stato bravo il mister, sono bravi i ragazzi evidentemente a mostrare le loro qualità migliori, che oltre alle qualità tecniche hanno anche la giusta personalità, anche se sono molto giovani. Non ho visto tutta questa differenza, ultimamente gli arbitri la fanno sempre, perché la squadra fa sempre la prestazione. Non mi sembra che oggi Notalesco abbiamo dimostrato in campo la differenza di punti. È stata una partita battagliata, e un episodio ha deciso la partita, ma non tanto il gol. L'espulsione di Radi è assurda, perché un fallo a metà campo, a difesa schierata, uno sgambetto semplice, quindi da ammonizione magari, invece ci ha commesso poi la partita, anche perché è stato un episodio importante, perché ho fatto gol da Mazzi, che aveva la marcatura Radi, e quindi è stato determinante, ma l'ha decisa l'arbitro la partita. Non ho visto queste differenze. Sei molto amareggiato, mi pare. Siamo amareggiati, noi siamo in una classifica difficile, ma ci giocavano le partite, non riusciamo a fare punti, gli avversari non ci sono superiori, gli episodi ci stanno condizionando da tanto, non è una scusante. Oggi non mi sembra che Notalesco meritasse di vincere. Oh, mister, l'arbitro ha condizionato la partita? Mi riporto quello che ha appena sentito di Vagnoni. Sicuramente l'espulsione è stato un episodio forse cruciale, però come sempre capita, o spesso capita, bisogna saper accettare quello che sono poi le decisioni degli arbitri. Non è facile, però capisco che c'è delusione della parte opposta, però ecco, noi siamo stati bravi a crederci fino alla fine, questo sicuramente sì, siamo stati premiati, cosa che forse non abbiamo ottenuto o non abbiamo avuto nelle partite precedenti, dove meritavamo sicuramente. E il calcio è anche questo, mi dispiace per il Castelfidardo sicuramente, che come ha detto il mister forse non meritava neanche di perdere la partita, però il calcio ha fatto episodi e noi siamo stati bravi a portarli da parte nostra. Poi torniamo sull'analisi della partita, però visto che Vagnoni ha tirato in ballo gli episodi, glielo facciamo rivedere, il rosso diretto a Radi per il contatto con Minella. Ora Vagnoni parla di sgambetto, beh, insomma, se lo rivedete è una scarpata sul ginocchio. Luca, a me mi sembra proprio uno sgambettino. Tu come la vedi? Mi sembra un arancione netto. È tendente più al rosso che al giallo, perché in effetti non è stato neanche tanto, secondo me, tanto volontario nel... No, ma probabilmente gesto. Forse no, anche però... il movimento... Vabbè, c'è stata l'ottima sterzata del giocatore del Notaresco. Però nello stesso tempo gli ha anticipato un po' di troppo la palla, e ci poteva stare anche il rosso, non è che sto dicendo che non lo sia. Oh, Andrea, te come la vedi questo? Tu come lo vedi questo episodio? Ma che un intervento direi proditorio da parte di Radi. Secondo me è anche innaturale alzare la gamba così tanto. Lui, anche se siamo nella parte finale della partita, ma essendo un giocatore d'esperienza, diciamo che ha voluto dare una stecca al bomber della squadra avversaria. Poi Cudini è stato un ottimo difensore tra i professionisti, magari certe dinamiche di campo forse le può spiegare anche meglio del sottoscritto, però lì a me sembra piuttosto innaturale il movimento di Radi. A quell'altezza non può trovare il pallone sta lì per terra, sta sul terreno di gioco, quindi cosa cerca a quell'altezza? Niente, se non dare una stecca bella e buona, gli è andata male, semplicemente gli è andata male. E peraltro, se ci fate caso, non è neanche così isterico quando esce, si rammarica, ma sa che sotto sotto quell'intervento ci può stare. Poi con quella classifica giustamente Vagnoni prova a trovare l'alibi, se fossi lui forse lo farei anche io, però a me sembra un quadro piuttosto chiaro. Mi siete d'accordo? Lei da ex difensore, insomma, quello è più un qualcosa per farsi sentire a un certo punto della partita. Diciamo che il fallo, poi se lo vediamo, c'è, quindi è intenzionale. Poi che ha trovato la severità forse troppo eccessiva dell'arbitro, però il fallo è netto.
Oh, altro episodio da Moviola, che però non riguarda né un fallo né un fuorigioco, ma il vero enigma della giornata, che adesso Mirko Cudini ci dovrà, probabilmente perché ne avranno parlato gli spogliatoi, dirimere. Noi il gol l'abbiamo dato a Dalmazzi, anche lui se l'è dato lui, però guardate nell'esultanza, Bontà che dice no è mio il gol, Dalmazzi invece che non vuol sentire storie. Oh, noi l'abbiamo anche rallentato. Non è che si capisca tanto, però sembra, se non lo so, che Bontà calci il piede di Dalmazzi che tocca la palla. Allora, innanzitutto siamo contenti che la palla è andata dentro, abbiamo portato a casa i tre punti. Poi sì, c'era questo contenzioso tra Bontà e Dalmazzi, però nell'obiettività dei due ragazzi Bontà ha ammesso che ha calciato e Dalmazzi ha ammesso che è stata la deviata, quindi... Capisco il rammarico. Dire l'allenamento, uno porta le passe, uno porterebbe avanti. Beh, secondo me deve portarle Dalmazzi, perché Bontà è già andato in gol. Invece magari Dalmazzi, che giustamente poi anche alla nostra area ha detto oh, non scherziamo, il gol è mio, non è che... E infatti nel servizio noi l'abbiamo dato a lui. Tecnicamente essere più di Dalmazzi che sta davanti a Bontà. Sì, tecnicamente. Sostanzialmente forse da questa inquadratura si vede anche meno, ma da dietro da... sembrava che l'avesse deviata Dalmazzi. Oh, mister, le chiedo se, visto che la vittoria mancava dal 14 novembre, un po' questi tre punti che non arrivavano iniziavano a pesare gli ultimi minuti, quando si era ancora sullo 0-0. Ma pesare, sicuramente noi siamo una squadra giovane, la nostra è una squadra giovane, come è nata, quindi alla lunga, dopo sette partite, dopo un inizio di campionato e in queste ultime sette partite dove non siamo riusciti a portare a casa la vittoria, sicuramente un po' di peso lo avevamo, e questa vittoria oggi, anche se non bella sotto l'aspetto tecnico, sicuramente ci dà grosso slancio, grossa iniezione di fiducia, perché è giusto così, perché meritavamo, come ha detto anche il direttore, meritavamo qualche punto in più, una vittoria sicuramente di prestigio. Non vogliamo essere forse troppo esuberanti, però credo che la prestazione di Cesena ci ha dato grosse convinzioni sotto l'aspetto tecnico, sotto l'aspetto della gestione della partita, ci ha tolto sicuramente sotto l'aspetto dei punti, del punto. Sì. E quindi questo i ragazzi ne hanno accusato il colpo, e questa vittoria di oggi credo che ci farà bene. Paradossalmente, nonostante non sia arrivata, anzi sia arrivata una sconfitta, quella rimane probabilmente forse la miglior prova di carattere di questa stagione del Notaresco. Quello di Cesena. Ma prova, la miglior prova, perché siamo stati all'altezza di un palcoscenico importante come quello di Cesena, che possono far bene parecchie squadre, però sai, c'è sempre l'incognita dell'ambiente e via dicendo. Noi ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo fatto un'ottima gara di personalità, anche di sotto l'aspetto tecnico, però non abbiamo portato a casa punti, e questo ci aveva tolto, se siamo sinceri, ci aveva tolto quella tranquillità. Sì. Non so se riusciamo a ritrovarle le immagini di quella partita a Cesena Notaresco, che finì 3-2 per il Cesena, ma in cui vedemmo veramente un Notaresco come forse abbiamo sempre visto molto molto in forma, ma quella volta ci stupì anche per la personalità con cui quella squadra interpretò la partita. Ma noi sì, come ripeto, avevamo fatto una buona partita, però questo ci ha fatto capire anche che non basta fare le buone partite per poter portare a casa i punti, quindi il campionato di Serie D in certe fasi del campionato va affrontato in altre maniere anche, quindi oggi, come ho detto, questa vittoria, l'ho detto anche ai ragazzi, volevamo ottenerla, ma speravamo anche di ottenerla non giocando bene, e così è stato, perché avevamo di fronte un avversario che doveva portare a casa punti per forza da Notaresco, e quindi sicuramente non veniva fuori una bellissima partita. Noi portiamo a casa questa vittoria perché è giusto ripartire con questo slancio e affrontare la partita di sabato a Recanati, che è altrettanto difficile, con entusiasmo. Eccole qua, queste erano le immagini dello scorso, della 17ª giornata, uno scenario bellissimo. Ecco, anche in quella circostanza, così come oggi, allora ne approfittiamo anche per rivederle un po' quelle immagini. Voi di solito giocate sempre con più under rispetto a quelle che sarebbero per regolamento. Un allenatore quando vede una prova di personalità da ragazzi veramente giovanissimi, perché parliamo 19, 20 anni, 17, 18, che cosa entra nello spogliatoio, al di là del rammarico
pensa di aver chiuso il cerchio, cioè trovato veramente la squadra che può ambire chissà quali traguardi? Ma la sensazione è quella, perché poi quando vedi i ragazzi andare in campo e avere quella fiducia, avere quella personalità, come ha detto anche te, che sanno quello che fanno e soprattutto lo fanno con convinzione, credo che per un allenatore sia giusto il ripago del lavoro settimanale, ma questo è il merito sostanzialmente dei ragazzi, perché credo che noi allenatori possiamo fare tanto come niente, ma se non hai la disponibilità dei ragazzi, io sono stato dall'altra parte, quindi so cosa può significare, possiamo proporre tante cose, ma se non hai la disponibilità, giovani o anziani che siano, è difficile fare. E noi abbiamo quell'entusiasmo, quella voglia, quella spensieratezza forse che ci ha portato fin qua, fino adesso, e mi auguro che ci porti lontano nel raggiungere il nostro obiettivo. Oh, Luca, Cudini dice un allenatore può fare poco, però noi quando vediamo il Notaresco 90 minuti, lo dicevamo prima, ci passano come se fosse un quarto d'ora. Io non voglio essere retorico, ma è così. Quando, spesso vado a vederle perché mi diverto, a prescindere dal risultato finale, che spesso non sempre si raccoglie ciò che si è seminato. Però ho avuto sempre una stima anche da giocatore nei confronti di Mirko, quindi per me è un piacere vederlo anche in mezzo al campo come allenatore, dando una grande mano ai ragazzi e dimostrando con la sua grande esperienza e personalità affinché i ragazzi lo seguano. Perché giustamente, come dice lui, se i ragazzi ti seguono, ma significa che sei anche un buon maestro a farti seguire dai ragazzi. Certo. Quindi secondo me è una base importante. E io l'ho avuto quando ero fermo nella mia piccola esperienza come giocatore, ero leader in mezzo al campo e dentro lo spogliatoio, e ha trasmesso ai ragazzi ciò che per farli crescere, e penso che un gruppo giovane credo che sia l'allenatore ideale sotto l'aspetto umano e soprattutto per quanto riguarda la preparazione per farli crescere. Certo. Hanno un direttore sportivo preparato nella scelta dei ragazzi, è una società ormai ben consolidata nella categoria, che non ti fa mancare nulla e ti fa sentire anche importante, non è di poco conto. Certo. A proposito di Under, facciamo un po', immagino che da allenatore sui singoli è sempre un po' antipatico soffermarsi, però insomma oggi ha giocato Fiscaletti, nelle settimane scorse abbiamo detto quanto è bravo Blando, Liguori non ne parliamo, anche Monti tra i pali, Fabriani 2001, ecco, ma chi ha stupito di più Mirko Cudini fino a questo momento? Cioè da quale giocatore è rimasto più stupito favorevolmente per l'impatto con questo campionato? Ma innanzitutto bisogna dar merito al direttore che è riuscito ad allestire una squadra secondo le mie direttive, secondo le nostre direttive in comune accordo, quindi è stato bravo a trovare queste caratteristiche, però credo che non è sotto l'occhio di tutti dire che Blando, venendo da, tra virgolette, dal niente, è quello che forse emerge di più, è quello che ha fatto in questo momento miglioramenti enormi. È un 2001 e quindi gioca con grossa personalità, però non è mai bello parlare del singolo. No, immagino da allenatore, noi... Però devo sottolineare questo, come devo sottolineare che non bisogna dare troppa pressione a alcuni ragazzi che per il primo anno forse stanno mettendo piede in una categoria non facile, e quindi bisogna dare il giusto tempo per poterli far crescere, però la disponibilità anche degli altri che abbiamo a disposizione di Under è massima e soprattutto è di una qualità abbastanza alta. Andrea, noi al girone di andata, la prima giornata, il Notaresco che vince anche con una discreta scioltezza sul campo del Castelfidardo, che insomma è un abitué di questo campionato di Serie D, e noi ci siamo guardati e abbiamo detto, beh, insomma, questa è una squadra, chissà, magari mette fieno in cascina per salvarsi. Adesso la ritroviamo a distanza di un girone, la ritroviamo, se vediamo la classifica, a 33 punti nel gruppo delle terze. Ecco, ripartire oggi come fu all'andata con il Castelfidardo, dove può portare questa squadra? Beh, intanto c'è un più 13 sulla zona play-out, e questa è la cosa principale, perché l'obiettivo era la salvezza,
e questo più 13 non dico che sia rassicurante, ma è davvero una bella ipoteca per la salvezza. Se teniamo conto, riproponiamo la classifica, di quali squadre sono in basso, e ci sono squadre come il Forlì, come l'Avezzano, come dico anche l'Isernia, il Campobasso, cioè questi sono capoluoghi di provincia o di regione. Il Forlì ha una qual certa tradizione, fino a qualche anno fa era tra i professionisti, l'Avezzano stesso, quindi stiamo parlando di realtà importantissime. Notaresco è una piazza rispetto a queste che ha, è una piazza di calcio ma che ha meno tradizione. Il fatto che abbia Ostia per mettere a posto il discorso salvezza è un grande risultato, perché in questo campionato ci sono tante squadre, molte di queste nella parte bassa si sono rinforzate, sarà un girone di ritorno tremendo per lottare per la salvezza. Quindi Notaresco è fuori e questa è una grande notizia che si rischia di sottovalutare, ma, sì, ma è così. E poi sta a loro non accontentarsi, sta a loro motivarsi sempre, dire ogni domenica noi siamo in alto, ci vogliamo restare, ci vogliamo misurare con le migliori, vogliamo dimostrare che non solo giochiamo meglio delle altre ma che riusciamo a fare risultati tali per cui possiamo anche sognare i playoff. Poi magari i playoff non porteranno a nulla, però sono un traguardo simbolico molto importante per una piazza che quest'anno ha riospitato una squadra di calcio e sta facendo un campionato così importante con squadre come abbiamo detto Forlì, per non parlare del Cesena, che sono iperblasonate. Quindi è una stagione da sogno, penso, per il Notaresco. L'importante è che col discorso salvezza quasi messo a posto non smettano di avere fame, perché se continuano ad avere fame per la qualità del gioco espressa, questa è una squadra che può anche puntare ai playoff, ben sapendo che se non vengono centrati non è affatto un dramma, sono altre le squadre che devono fare i playoff. Un paio di, siccome abbiamo fatto una prima parte lunghissima, mi serve un paio di domande su due singoli. Una arriva tramite SMS: come mai avete mandato via la barba a Campobasso? Oppure è il ragazzo che è voluto andare via e nel contempo le chiedono un giudizio su questo ragazzo? Ma Edoardo ha avuto esigenze personali nel voler andare a giocare forse con più continuità, anche se con noi lo stava facendo abbastanza, quindi abbiamo cercato di assecondare quelle che sono state le richieste del ragazzo. Ci è dispiaciuto molto perché con noi aveva fatto bene, aveva giocato anche con continuità, poi nell'ultimo periodo era stato infortunato e ha voluto affrontare questa opportunità che ha avuto a Campobasso. Abbiamo accettato, abbiamo rispettato le sue richieste e credo che sia giusto così. Quando un ragazzo ha delle necessità personali di voler andare via, è giusto che sia così, però senza nessun problema. Un ragazzo eccezionale, quindi gli auguro un grosso in bocca al lupo. E invece le faccio una domanda io su un altro singolo, che è Moretti, che da esterno noi l'abbiamo conosciuto come attaccante e da esterno non dico che ci sembrasse una bestemmia, ma insomma ci chiedevamo quale sarebbe stata l'impatto del ragazzo in quel ruolo. E invece, stupito anche lei? Ma sinceramente no, perché è un ragazzo che ha delle qualità che può mettere a disposizione sia da centrale che da esterno. Sicuramente da centrale non direi che rende di più, però forse a volte è più determinante, questo sì. Fatto sta che le volte che ha giocato punta centrale è andato sempre in gol quest'anno, però come ripeto ha caratteristiche che poter far bene anche sull'esterno, perché ha gamba, ha spunto, quindi per il nostro modo di giocare credo che le sue caratteristiche si sposino abbastanza bene. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale perché poi abbiamo altri due servizi da vedere: la Vastese, che insomma sta facendo davvero una rimonta clamorosa, e la sconfitta dell'Avezzano a Cesena. Poi avremo il collegamento anche col presidente del Giulianova Bartolini. A tra poco. Eccoci rientrati di nuovo con l'Abruzzo del pallone, andiamo subito, ci trasferiamo virtualmente ovviamente alla Ragona di Vasto, dove la Vastese sta vivendo davvero un grande periodo. Batte anche il Matelica 2-1. Il servizio è firmato per noi da Paolo Renzetti. Buonanotte.
Prosegue la risalita in classifica della Vastese, che nella calza della Befana trova 3 punti di platino contro la vice capolista Matelica. Al termine di una gara combattuta che gli abruzzesi hanno giocato con intelligenza, sfruttando la parte finale del primo tempo e l'avvio di ripresa con un 1-2 micidiale. Per i biancorossi è il terzo successo nelle ultime 4 gare. Per la formazione del tecnico Tiozzo, il Caposa quasi di resa anticipata con la 4ª sconfitta nelle ultime 6 gare ed il distacco dal Cesena che sale a 7 punti. Il tecnico di Casamontani lascia fuori a sorpresa Fiore Stivaletta per Cone Russo. Il Matelica del DS Francesco Miccio la conferma in attacco l'ex avezzanese Bittaie. Vastese in maglia bianca, ospiti in casacca rossa. Si parte agli ordini di Piazzini di Prato in un pomeriggio freddo ma soleggiato con 700 spettatori sugli spalti. Avvio di gara equilibrato fino al 1/4 d'ora quando Russo in area trova la respinta di Avella sul proseguimento dell'azione palla Palestini che schiaccia il pallone al lato. Pericoloso il Matelica al 18° con Losicco che direttamente da calcio d'angolo colpisce la traversa con la difesa aragonese che poi riesce a sventare la minaccia. Gara aperta e che vede al 26° dopo un cross dalla destra la palla a Bittaia che colpisce in pieno il palo di sinistra della porta di Patania. Sale la pressione ospite con Capellupo che al 34° perde la palla prima del limite andando poi a commettere fallo su Dorato e rischiando anche il cartellino rosso. Sulla successiva punizione Losicco mira il 7 mandando la palla oltre la traversa. Soffre in questo frangente la squadra di Fabio Montani che però si rivede al 37° con il blitz di Leonetti dalla parte opposta in area marchigiana e con la sua conclusione però debole centrale. Il finale di primo tempo è dolce con la squadra di casa che trova al 46° la rete del vantaggio grazie a Sbardella che su angolo di Capellupo fa 1-0 festeggiando anche il primo sigillo con la maglia biancorossa. Avvio di ripresa da incorniciale per la Vastese con il raddoppio al 2° di Leonetti che dopo un rilancio della difesa se ne va verso la porta di Avella che poi batte con una conclusione chirurgica che fa esplodere lo stadio Aragona che inizia così a pregustare la vittoria. Per il bomber biancorosso si tratta del 12° gol della stagione. Il Matelica accusa per qualche minuto il colpo anche se si rivede minaccioso al 9° con Florian che in area alza troppo la mira. Il doppio vantaggio permetterebbe alla formazione del presidente Franco Bolami di sfruttare il contropiede ma il Matelica spinge al 26° Pignat 2 metri da Patania trova la risposta dell'estremo aragonese che poi è più che reattivo al 29° su punizione velenosa di Florian. Attacca ancora a pieno organico l'11 ospite trovando però una Vastese determinata e che sfiora il tris al 43° con Stivaletta che in contropiede va a scheggiare con il suo tiro angolato il palo della porta difesa da Avella. Poi il convulso finale con il gol su punizione a 2 in area di Angelilli al 48° e l'assedio degli ospiti negli 8 minuti di recupero concessi dal direttore di gara toscano che poi allontana dalla panchina locale anche il segretario della Vastese Nardecchia per proteste. Ma al 98° la festa è tutta aragonese. Montani, 3ª vittoria nelle ultime 4 partite, prosegue la risalita in classifica della Vastese, oggi è arrivato questo successo contro la vice capolista, un successo non semplice ma ottenuto con una partita giocata con grande intelligenza della sua squadra. Sì, sono contento per i ragazzi e aggiungo meritata perché al di là del palo che hanno preso al primo tempo hanno buttato questi palloni lunghi dritti e noi abbiamo lavorato benissimo con la difesa. Squadra attenta, ha provato a giocare anche un buon calcio il primo tempo, secondo ho chiesto io di giocare in un'altra maniera e abbiamo anche trovato il gol in quella maniera che avevo chiesto, quindi sono contento per i ragazzi e mi dispiace per quel gol perché l'hanno regalato, qualcuno l'ha voluto regalare, mi dispiace per i ragazzi perché non volevano prendere gol, però pazienza. Fino a qualche settimana fa parlavi di salvezza, da oggi probabilmente cambia il campionato della Vastese. Non ci casco le vostre provocazioni, ci ho messo, non so, e spero di esserci riuscito. A me non piace illudere i tifosi che ci stanno, che vogliono vincere, che è giusto che sognino, ma altro non ci interessa. Noi dobbiamo assolutamente pensare e guardare dietro, fare più punti possibili, perché questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre e quello che mi ha chiesto la società. È stata una partita combattuta. Tutto sommato penso equilibrata nel combattersi e nel contendersi la posta in gioco, probabilmente qualcosa meglio noi sul fatto di volere provare ad attaccare l'area in un qualche modo,
Poi mi aspettavo una partita un po' diversa, mi aspettavo queste mezzali che uscissero sui nostri centrali. Noi siamo stati anche bravi a non farli uscire perché giocavamo stretti lì, non trovavamo spazio dentro, allora la mettavamo lunga e qualche grattacapo l'abbiamo creato. Primo tempo, ma secondo tempo abbiamo preso un palo lì, potevamo riaprirla, però poi il calcio ha fatto episodi. Al primo minuto, all'ultimo minuto del primo tempo abbiamo subito quel gol e inizio ripresa quel contropiede, lì abbiamo sbagliato in maniera importante, però ci abbiamo provato fino all'ultimo. Però bisogna reagire e portare a casa dei punti. E staremo ancora più attenti, starò ancora più vicino ai ragazzi, cercherò di trovare il modo io per far reagire, per far uscire da questo momento i ragazzi, perché se lo meritano, penso anche oggi, per rispondere alla sua domanda, non meritassero interamente di perdere la partita. Oh, Luca, dicevi, vedo Piozzo un po' dimesso rispetto a quello che siamo abituati un po' a conoscere. Oggi ha passato un rigore palese non dato. Poi vedremo anche un episodio che è quello che riguarda il calcio di punizione a due in area. Però, insomma, tornando al discorso di prima, cioè, il Tiozzo non è. Non lo vedo. No, conoscendo che un focoso, molto incandescente, molto a volte energico nelle dichiarazioni e cose. Oggi l'ho visto veramente un po' come per dire: vabbè, ma purtroppo abbiamo perso. E il Cesena ha vinto, Dio provvede. Mi sembra strano, anche perché vedendo i filmati, i primi 20 minuti, 25 minuti, che abbiamo avuto due occasioni nitide, di cui un palo di Bittaie, con l'errore di Cappelluto davanti alla difesa, poteva rischiare anche il rosso e la partita mettesse in un'altra maniera. Poi si è ricombattuta tra Vastese, quando ci ha giocato nell'arco come Sciba e Leonetti così, anche Sbardella che è andato in gol, Capellupo, insomma, ha davvero rinnovato Sivaletta, credo che Fiore in panchina. Nel rifare l'organica hanno preso giocatori di spessore importanti, giustamente, come dice il mister, non prendetemi in giro dicendo che abbiamo un altro, certo, obiettivo. Ma la domanda era provocatoria, il nostro Paolo, ma conoscendo il mister ha fatto bene anche perché il campionato è lungo e 18 partite sono tante, l'importante è arrivare a 43-44 punti. Poi è normale, se si dovesse sognare, basta una piazza che ha letto tante situazioni, ci mancherebbe altro. Mister, se l'aspettava che la Vastese piano piano, mattone dopo mattone, risalisse la classifica, ma era così prepotente? Perché poi non è detto che uno cambia secondo i dettami del tecnico e poi le cose vadano automaticamente bene. Sì, non è mai scontato, quindi la grossa delusione era sicuramente vedere una Vastese non in una posizione di classifica per cui era stata costruita all'inizio del campionato. Però poi bisogna fare i complimenti a, forse cambio di mentalità, non lo so, però una Vastese che in questo momento cinica, forse non bella da vedere a volte, però gioca e soprattutto sfrutta le proprie caratteristiche offensive che sono importanti. Vi chiedono un giudizio su Di Giacomo della Vastese, classe 99, prodotto del Pescara. Luca, parto da te e poi chiedo anche al mister se... esterno mancino e penso che... Devo essere sincero, pensavo che giocasse un po' di più, perché c'ha gambe, un ragazzo... Io l'ho visto dalla primavera del Pescara, un ragazzo mi sembra anche abbastanza molto serio. Quest'anno a Basso ha fatto un paio di partite, mi sa, giocò contro il Monte Giorgio, che andai a vedere, e credo contro il Giulianova. È un terzino sinistro e un esterno che tranquillamente può stare nella categoria. Forse caratterialmente dovrebbe crescere sotto certe aspetti, un mio giudizio. Caratterialmente intendi? Nel senso di con più personalità in mezzo al campo, che forse a quest'età in effetti, però essendo 99, 20 anni devi dare qualcosetta in più. Mi se lo conosci Di Giacomo della Vastese? È un ragazzo che abbiamo seguito quest'estate, che poi abbiamo fatto scelte diverse, però ho visto con noi, tra l'altro giocò, quindi è un buon prospetto, ha fatto anche bene quando ha giocato, adesso ultimamente non seguo per filo e per segno quelle che sono le dinamiche, però credo che è un ragazzo che ci può stare e ha caratteristiche per poter far bene. Oh, vediamo un episodio da Moviola che riguarda la Vastese, il calcio di punizione a due in area, il calcio di punizione indiretto in area che porta al 2-1 del Matelica, perché c'è un passaggio all'indietro di un giocatore della Vastese con Patania che tiene il pallone forse troppo tempo
e poi viene data la concessione del calcio di punizione indiretto. Ora, non è una cosa che si vede spesso, poi c'è anche l'allontanamento del segretario della Vastese, però è una cosa, Luca, che un addecchio, sì. Però non è una cosa che si vede normalmente, addirittura. Perché l'arbitro poi ci ha raccontato Paolo Renzetti che fa proprio il gesto dell'orologio per dire ci hai messo troppo tempo. Allora, diciamo che ci sono 8 secondi che uno può, poi c'è la rigidità spesso e la severità per alcune cose che si vanno a puntualizzare, perché diciamo la verità era quasi il 50° minuto. 48, perché se fosse stata al 5° minuto del primo tempo solo 0-0, io penso che l'arbitro si faceva tranquillamente i fatti suoi, diceva al portiere sbrigati, lancia il suo pallone, se no la prossima volta tammonisco pure. Quella è stata la fine, ma sta per finire 2-0, dici, eh? Sono rigoroso nel regolamento, però non credo che si attuano di fatti le stupidaggini più grandi, si vedono sempre negli ultimi minuti delle partite. Sì. Io ho notato questa statistica che se si dovesse applicare sempre il regolamento in maniera giusta, e a volte c'è anche l'intelligenza dell'arbitro nel capire anche come si mette la gara, perché l'arbitro bravo a mio giudizio è colui che sa interpretare e collocare in mezzo al campo con i giocatori e con gli allenatori, perché si prepara durante la settimana una partita, e secondo me è brutto quando uno va a espellere l'allenatore, che l'allenatore ci lavora 7 giorni in mezzo al campo, poi è normale che se vuoi richiamare il suo giocatore per dare delle indicazioni si sposta mezzo metro dall'area di tecnica, cioè non è che lo puoi cacciare perché semmai dice una parolaccia o dice qualcosa di, perché loro vengono 90 minuti e l'allenatore ci lavora una settimana, quindi credo se date le direttive solamente non lo fa con una cattiva, in cattiva fede. Eccolo qua, c'è questo lancio lungo, Padania tiene il pallone, lo tiene. Se l'avesse posato a terra prima non lo fischiava, siccome l'ha tenuto in mano la palla. Lo facciamo vedere esattamente nello perché sviluppo credo naturale che se non, della partita. Di fatto non l'ha fatto cadere per niente il pallone, se l'avesse fatto rimbalzare. Sì. Perché lì teoricamente quando si butta a terra, ecco, partono i secondi. Il segno dell'orologio, sì. L'arbitro, ricordiamo, Simone Piazzini di Prato, vedete c'è questo lancio lungo, difatti lui mi butta a terra, se si fosse alzato faceva rimbalzare la palla, ripartivano i secondi successivamente, credo che siano 10 o 12 secondi per tenere, sì. E in effetti là siamo sinceri, io mi auguro che dopo l'hanno nato il pallone se l'hai riportato a casa, perché si era talmente innamorato del pallone, però. Ok, mi sembra un'ingenuità che però nel finale magari può capitare, magari uno preso dal risultato. Ma sì, è una fiscalità che giustamente ha applicato il regolamento, è un po' come la regola dell'ammonizione del portiere per perdita di tempo agli ultimi minuti di recupero e non al 20° del primo tempo quando l'atteggiamento è lo stesso, quindi. Sì, forse quello che diceva Luca, il fatto di non aver fatto rimbalzare la palla a terra può aver dato adito all'arbitro di sanzionare l'eccessiva mantenimento palla. Perfetto, facciamo il punto perché tra un po' salutiamo Mirko Putini, lo ringraziamo per essere stato con noi, così come tutta la società del notaresco, a partire dall'ufficio stampa, nella persona di Matteo Falzone che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Vediamo il prossimo turno perché facciamo il punto, poi vediamo anche Cesena Vezzano, però facciamo il punto anche con Mirko Putini di quelle che saranno, per quanto concerne le formazioni di casa nostra, gli anticipi. È la 21esima giornata perché poi la 22esima si gioca mercoledì 16 gennaio. L'Avezzano, Andrea? Allora, l'Avezzano so che ha chiesto l'anticipo, o sta provvedendo a chiedere l'anticipo, se il Monte Giorgio accetta si giocherà di sabato. Avezzano, idem Castelfidardo Giulianova? Io penso che tra poco, magari col tra presidente poco Bartolini, lo sentiremo da Bartolini. Sapremo da lui. Francavilla Campobasso, sicuramente sabato. Sabato, peraltro, non alle 14.30, ma alle 14. Alle 14, sì. Addirittura. Matelica Pineto si va verso l'anticipo perché il Matelica lo chiederà, il Pineto è pronto ad accettare. Recanatese Notaresco, penso sabato, che il mister possa ci conferma Mirko Cudini. Mentre l'unica eccezione al momento, sì, è la Vastese che giocherà di domenica perché pare la che la San Maurese non ha accettato l'anticipo nel sabato.
e dunque praticamente la Vastese sarà l'unica formazione abruzzese che giocherà di domenica e poi insieme alla Sammoresa va solo 3 giorni per preparare il turno infrasettimanale. Quindi in realtà adesso stiamo rimodulando anche il nostro palinsesto, perché è chiaro che se dovessero giocare ovviamente sulla Vastese siamo certi che giocherà di domenica, però se tutte le altre dovessero giocare di sabato ovviamente anticiperemo l'Abruzzo del pallone e diretta stadio a sabato pomeriggio e poi ovviamente mercoledì per il turno infrasettimanale. Buonasera mister, ex difensore, chi sono i centrali più forti del girone secondo lei, a parte i suoi ovviamente? Beh, questa è una giusta precisazione. Altrimenti Cudini avrebbe detto tutti i suoi. No, ci sono dei prospetti interessanti, sicuramente sì. Credo che Cafiero della Francavilla credo che possa essere un prospetto per fisicità, per tecnica, per personalità, credo importante per la categoria, ma come lui ce ne sono altrettanti. Diciamo che la qualità individuale nei centrali difensivi in questo girone è abbastanza alta. Peraltro i suoi centrali sabato pomeriggio se la dovranno vedere, insomma, con Siviglia e Pera non sarà semplice. Dalmazzo e Salvatori prenderanno i due. Gli toccherà un compito non semplice. Ma sì, abbiamo già affrontato il girone d'andata, quindi sono due giocatori importanti. Sono due attaccanti importanti, due grossi finalizzatori, però devo dire che il nostro reparto arretrato sta facendo bene, a prescindere dai due centrali, quindi sapranno e sapremo come affrontarli. Assolutamente, io ringrazio Mirko Cudini per essere stato in nostra compagnia, ci lascia qualche minuto prima ovviamente perché lo ringraziamo già di essere qui. Grazie mister, in bocca al lupo per Recanati e ovviamente anche per il prosieguo del campionato, così come facciamo un salto un attimo in regia per vedere quella banda di nulla facenti, eccoli qua che ci salutano e che è la nostra squadra che lavora lacrimente dietro le quinte, e poi torniamo, eccolo qua il collegamento alla regia, poi torniamo da voi a salutarvi ragazzi, grazie a Mirko Cudini, grazie mister, grazie a voi, grazie dell'invito, grazie. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, uno lo vediamo. Sì. No, perché nella seconda mandata c'era anche Paolo Renzetti che prima non si era visto. Ah, ecco. Perché mi stava importunando più vicino. Anche... Adesso è apparso anche Paolo Renzetti che ci saluta, ovviamente, speriamo. Sì. Va bene ragazzi, ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, poi c'è Sena Vezzano e parleremo anche di Giulia Roma, tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte dell'Abruzzo del pallone, manca la gara dell'Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena, è andata male ma era iniziata bene per l'Avezzano che perde 3-1 contro il Cesena, il servizio di Teleromagna, vediamo. Buona domenica ma soprattutto un buon anno da Cesena, Orogel Stadium, Dino Manuzzi da dove vi saluta Luca Alberto Montanari, Cesena Avezzano, prima giornata del 2019 di un girone di ritorno che la squadra di Beppe Angelini inaugura dall'alto di un primo posto in classifica, tutto pronto, l'arbitro consulta i propri collaboratori, Fortunato centrodestra e Campagna centrosinistra, alle 4-3 del Cesena, si comincia, Campagna, Alessandro, lato corto dell'area di rigore, il cross dentro l'area, Ruti si testa, poi Nocci attraversa, Campagna, palla Gorangio, il cross, l'uscita di Fanti, subito brividone, ottimo il tocco di Dosa da quella parte, l'inserimento De Rocis quasi al limite, poi Besana, la sorpresa di De Rocis, il cross, attenzione, no, c'è il tocco, gol, vantaggio dell'Avezzano, incredibile, a sorpresa, 10 sul cronometro, la sblocca l'Avezzano qui con Manari, 1-0 dunque per gli abruzzesi che subito trovano la rete del vantaggio. Inserimento di Kras al limite, ancora Dosa per Kras, attenzione Kras, rimpallo Iardi, tiene in vita il Cesena, poi Benassi, il sinistro ancora Iardi, il Cesena dietro non c'è, carica la fionda, lascia lì però il pallone, trova Alessandro, posizione irregolare, il cross di testa, poi Ricciardo, Campagna, Campagna, Campagna a colpo sicuro, Cesena che chiede anche il calcio d'angolo e forse anche il calcio di rigore, ma l'arbitro ha visto tutto, andiamo a rivedere, ottimo scarico di Ricciardo, poi Campagna a colpo sicuro con il sinistro, rivediamo qui grande inserimento, lato corto dell'area di rigore, il rimorchio ancora di Alessandro, tocco morbido, Ricciardo, posizione regolare, Ricciardo! Ricciardo! Si ricomincia da Gianni Ricciardo, super gol, super pareggio, 1-1!
se ne va lui, Alessandro, dentro l'area, attenzione, calcio di rigore per il Cesena, calcio di rigore, ci ha pensato qualche istante il signor Vingo, poi andiamo a rivedere, doppio passo, lo lascia sul posto, Besana, vediamo un po', tocco su Alessandro, calcio di rigore ineccepibile, signori. È pronto Alessandro, fischia l'arbitro, la rincorsa. Alessandro! Alessandro! Completa il sorpasso del Cesena. La dedica al cielo di Danilo Alessandro. Cesena 2, Avezzano 1, sorpasso completato. Arriva qui il duplice fischio del direttore di gara, è tutto vero, Cesena che ha ribaltato la sfida nei minuti finali del primo tempo da 0-1 a 2-1. Primo pallone per il Cesena, si ricomincia, è ricominciata Cesena-Avezzano, dunque 2-1 dopo i primi 45 minuti in rimonta. Cesena avanti con Tonelli, Alessandro, posizione regolare, Alessandro dentro l'area, Alessandro! Lo sparo e la parata di Fanti, Cesena che va per il tris, chiude tutto, chiude la serie cinesca Fanti, grande idea in contropiede sull'asse Tonelli, Alessandro 1.45 sul cronometro, a un passo dal tris, contro cross, dentro l'area, Ricciardo, poi Alessandro, Alessandro, la doppietta di Alessandro, 3-1, posizione regolare, tutto valido, tutto vero, 3-1. Intanto calcio di punizione, Manari dunque, andrà lui con il destro, barriera 3 per il Cesena, va Manari, pallone assolutamente impreciso. 1-2-3, è gioco, partita, incontro, 3-1, finisce in gloria per il Cesena, la prima partita del 2019, Cesena 3, Avezzano 1. Dunque vittoria del Cesena contro l'Avezzano. Mentre vedevamo le immagini, io ho pensato, immaginate se il tiro di Kras sullo 0-1 fosse entrato, staremmo probabilmente parlando di una partita diversa. Questo dimostra come spesso il risultato finale poi non fotografi per forza chiaramente quello che è successo in campo, sei d'accordo Luca? Ma sicuramente, l'approccio alla gara dell'Avezzano è stata ottima, perché credo che i primi 20-25 minuti abbia veramente avuto 2-3 occasioni e gestito bene anche il possesso palla. Poi purtroppo, ecco, quando trovi Ricciardo e cosa, delle qualità tecniche individuali ti risolvono una partita con una qualsiasi giocata. Purtroppo, poi ecco, fattore ambientale nel senso positivo del pubblico, entusiasmo a quelli del Cesena in una maniera, però credo che dia una carica anche a chi ci gioca contro, perché affinché voglia fare bene. Peccato che hai preso gol teoricamente all'ultimo minuto e al minuto di recupero, quindi se fosse andata negli spogliatoi sullo 0-1 si poteva anche parlare di un'altra partita. Sì. Eccolo qua il tiro di Kras, qui siamo sullo 0-1, miracolo di Agliar, di Andrea, però insomma... È stato bravo il portiere che non si è mosso, parliamo anche di un portiere che ha fatto la Serie A, quindi in queste categorie... Ci gioca con la cosiddetta sigaretta. Andrea, oggi mancava anche Padovani. Sì, beh, lì Kras comunque ha calciato centralmente, non so se ha sentito un po' la pressione dei difensori del Cesena, ma lì agli ardi o non agli ardi, il tiro comunque era piuttosto centrale, se l'avesse piazzata lì poi agli ardi avrebbe dovuto fare... Dall'altra parte. Come? Sì. Doveva incrociare all'altra parte. Comunque poteva angolare di più e meglio, era opportunità per andare 0-2, poi magari la perdi lo stesso perché il Cesena ha la forza in casa di segnare anche 4-5 gol tranquillamente, però andavi 0-2, era un'altra poteva essere un'altra storia. Che dire, l'Avezzano ora che è senza Padovani, almeno nella partita di oggi, e senza Teramo che è andato via, quanto mai urge il recupero di Michele Bisegna? Io non so appena tornerà in che condizioni sarà e soprattutto quanto impiegherà per guadagnare il top della forma, però a questa Avezzano Bisegna serve come il pane, serve la sua forza offensiva, la sua inventiva, il suo tiro dalla distanza. Chiaramente serve anche Padovani, ma serve rinforzare la squadra. Se l'Avezzano è questo, soprattutto dalla cintola in su, non ha alternative a Padovani. Oggi ancora una volta ha giocato Dosa come a Pineto, ma lì c'era Teramo. Cioè senza un centravanti vero l'Avezzano fa tremenda fatica, quindi ha bisogno di Bisegna, ma ha bisogno anche di rimpolpare il settore offensivo.
mentre gli altri reparti più o meno l'Avezzano c'è. Oggi si è fatto male Grazioso, speriamo per lui che non sia nulla di particolarmente grave, però se dalla cintola in giù l'Avezzano, per quanto ridimensionato, ha comunque degli elementi per giocarsela, è lì davanti che c'è bisogno di trovare delle alternative a Padovani e c'è bisogno appunto di recuperare un Bisegna al 100%, altrimenti è dura. Eh sì, io saluto, è in collegamento telefonico, lo ringrazio, il presidente del Giulianova, Luciano Bartolini. Buonasera presidente. Buonasera Jacopo. Ben risentito, buon anno ovviamente. Buon anno, buon anno. Allora, le chiedo, insomma, sei un po' dispiaciuto di non aver potuto giocare oggi la partita contro l'Agnonese e come più o meno sono andate le cose, perché noi abbiamo parlato un po' anche della tempistica con cui c'è stato il rinvio della partita. Cioè, ieri voi vi siete allenati convinti, avete fatto sedute di rifinitura convinti che oggi si giocasse. Ma sì, è stata una cosa alquanto strana, perché abbiamo giocato ieri contro la Juniores dell'Isernia, che si è regolarmente presentata a Giulianova, quindi sappiamo che Isernia e Agnone distano pochi chilometri e da un certo punto la strada è la stessa, quindi i dirigenti di Isernia ci hanno detto che non c'erano problemi nel venire a Giulianova, e quindi ecco, è stata una cosa un po' particolare. Hanno inviato un fax alla Lega, della questura di Agnone, quindi hanno detto che avevano problemi per arrivare a Giulianova, e quindi questo è stato il motivo per cui la gara è stata rinviata. Dalle sue parole insomma, si evince che insomma cioè la spiegazione, ok, giustamente voi la prendete, l'accettate per quella che è, però probabilmente non vi ha convinto fino in fondo. Ho capito bene? Sicuramente non ci ha convinto per niente. Dobbiamo prenderne atto, perché non comandiamo noi. Quindi dobbiamo accettare quello che ci dice la Lega e dobbiamo prendere per buono un fax fatto dalla questura alla Lega, però ecco, è evidente che ci sia qualcosa di anormale nella questione. Il problema è che abbiamo perso un'altra partita domenicale, quindi abbiamo perso un incasso domenicale che potevamo fare con l'Agnonese. Oggi c'era tanta attesa da parte della città anche nel vedere il nostro nuovo portiere che abbiamo preso dalla Roma. Sì. E quindi ecco, sicuramente potevamo fare un ottimo incasso, erano 20 giorni che non giocavamo, volevamo riscattare la sconfitta di Cesena, che anche lì ci sono stati degli episodi abbastanza clamorosi che abbiamo subito, parlo di episodi arbitrari logicamente, però ecco, avevamo voglia di rifarci e questo non ci è stato permesso, dovremo giocare la prima di ritorno fuori casa e quindi andremo a Castelfidardo. Non so quando recupereremo, perché a differenza delle altre squadre noi abbiamo ancora la Coppa Italia. Sì, con l'Aquila Montevarchi. Sì, sì, e quindi il 30 gennaio noi avremo anche la partita di Coppa, quindi abbiamo anche quest'altra problematica. Mentre l'Agnonese è uscito dalla Coppa, noi abbiamo questo impegno che vogliamo portare avanti il più a lungo possibile, quindi per noi la partita di Coppa Italia è un evento importante, vogliamo arrivare alla fine perché insomma, per una questione di prestigio, per una questione che abbiamo battuto squadre fortissime, ne abbiamo tre del nostro girone che sono in classifica sopra di noi, perché abbiamo battuto il San Nicolò, il Pineto e il Francavilla in Coppa Italia. E quindi insomma ecco, sì, adesso non vogliamo lasciarla quando siamo arrivati lì ad un passo dalle semifinali, e quindi non so adesso la Lega che deciderà, comunque io mi batterò fino all'ultimo per non far spostare la partita di Coppa Italia, perché non so se, perché c'è anche questo rischio, dover spostare la partita di Coppa Italia del 30? Sì, da quello che mi è venuto all'orecchio in un primo colloquio con la Lega, hanno anche proposto di spostare la partita di Coppa Italia e giocare il recupero il 30 gennaio. Io ho già detto al mio segretario che non sono disposto a questa situazione, a questa eventualità, perché la città, noi stessi stiamo aspettando questa partita da due mesi quasi, quindi certo, vogliamo vincere la partita, andare in semifinale, e quindi spostare la partita significa poi andare incontro a
a partite sulle gambe e arrivare insomma a quel punto dove favoriremo il Montevarchi, perché Montevarchi oggi ha giocato, quindi ha meno turni infrasettimanali di noi. Quindi spostare la Coppa Italia a febbraio significa giocare sicuramente tutte le settimane tre partite, perché c'è un turno infrasettimanale anche a febbraio, e quindi dovremmo giocare sicuramente due settimane di fila, tre partite a settimana. Tre partite a settimana. Presidente, le chiedo, visto che ci troviamo in discussione di date, rinvii, recuperi e quant'altro, sabato o domenica il prossimo turno il Giulianova? Ma a noi non ci hanno ancora comunicato niente i dirigenti del Castelfidardo. Certo che se ci diranno di giocare sabato accetteremo sicuramente, perché giocando l'infrasettimanale avremo un giorno in più di riposo. Quindi aspettiamo però che ce lo dica il Castelfidardo. Perché però nel caso in cui il Castelfidardo dica che vuole anticipare, il Giulianova è ben disposto. Sì, sicuramente, anche perché non avendo giocato questa settimana, giocare il sabato per noi, ma non è un problema. Certo. Una domanda da Luca? Presidente, buonasera, sono Luca Di Pasquale. Buonasera. Volevo fare una domanda, onde evitare polemiche e cose varie, a prescindere da... Perché non trovate una data di comune accordo con l'Agnonese che accetta la federazione? Sempre tenendo conto dell'interesse per la Coppa Italia del Giulianova. Perché credo che una volta che in Lega arriva una data con la richiesta anche dell'Agnonese, di comune accordo tra le parti, penso che sia comodo accettare una data che fa bene anche a voi, non tralasciando l'interesse per la Coppa Italia. Sì, ma sicuramente si cercherà di fare questo, ma noi lo vorremmo adesso avere anche qualche risarcimento da quello che ci è stato tolto, perché ecco, non giocare una partita in casa a Giulianova significa perdere un incasso abbastanza importante, quindi ci è stato tolto anche questo, oltre che non giocare in una giornata dove a Giulianova, stavo a Giulianova, erano almeno 15 gradi. Oggi ho assistito oggi alla si partita. Stava benissimo, Presidente, a Giulianova. Sì, in effetti oggi mi dispiace anche io che non so potuto venire a vedere la partita. Sì, quindi, no, ma sono andato a vedere Pineto Francavilla, e insomma anche a Pineto c'era un clima quasi primaverile, ecco, non abbiamo nemmeno sentito il freddo, quindi insomma siamo abbastanza dispiaciuti di questo, perché poi giocare le partite in casa quando c'è il sole è sempre meglio di quando c'è la pioggia. Giulianova è una piazza dove se c'è una giornata calda e mite viene minimo un migliaio di spettatori, quindi potete immaginare oggi il danno che abbiamo subito, però questo fa parte del calcio, non è che adesso ci risparmiamo per questo, però dispiace perché la motivazione che ci ha dato l'Agnonese rasente e ridicolo, quindi ne prendiamo atto, però è normale che trovare adesso un accordo con l'Agnonese io è meglio che non lo faccia, perché avrei da dire altre cose, però da questo punto di vista bisogna sempre insomma restare sereni e tranquilli, vedremo qual è la giornata migliore. Certo è che in Lega mi farò sentire, perché adesso giocheremo la partita quando lo vorremmo noi in base alla Coppa Italia, questo sicuramente. Certo. Cercherò insomma di non farla spostare, perché per noi quella è una partita molto importante, però ecco, poi parliamo sempre di calcio, quindi ci sono cose più importanti nella vita e le facciamo passare insomma in una maniera tranquilla, però ecco, non mi sembra giusto quello che è stato fatto. Comunque andiamo avanti, noi oltretutto dovremmo essere anche contenti da una parte, perché noi avevamo Romano Totti Bottoi ancora fermo, sta recuperando da una tendinite, e Fabio Fuschi che ha avuto insomma due stiramenti di fila che stava recuperando, quindi noi li recuperiamo tutti i giocatori, però le partite vanno giocate quando il calendario lo dice, anche per una normale regolarità di giocare le partite, ecco, perché poi si accumulano e diventa tutto più difficile. Presidente, in 20 secondi, l'abbiamo visto anche nelle immagini oggi al Mariani Pavone di Pineto a vedere Pineto Francavilla. Ecco, ci dà un giudizio, che partita ha visto lei oggi pomeriggio? Ma io ho visto una partita molto tattica, fatta da due formazioni molto ben attrezzate, ho visto che il Francavilla insomma aveva delle assenze importanti, ne aveva qualcuna anche il Pineto,
Ma nei 90 minuti Spineto meritava la vittoria, ha avuto due limpide occasioni, specialmente come nel secondo tempo. Devo dire che sono due ottime squadre, quindi è stata una bella partita, corretta, quindi, ho visto due ottime formazioni, sono due formazioni che potranno fare i playoff secondo me. Grazie Presidente, ovviamente in bocca al lupo, buon anno, buon 2019, in bocca al lupo per il proseguo del campionato e della Coppa Italia, speriamo che insomma Giulianova vinca questi quarti di finale contro l'Aquila Montevarchi. Grazie Presidente. Grazie a te Jacopo, crepi il lupo, buon anno a tutti. Buonasera. Grazie al Presidente Luciano Bartolini. Oh, siamo davvero in chiusura, abbiamo visto il prossimo turno, vediamo rapidamente perché avete capito che il Giulianova, qualora arrivasse la richiesta del Castelfidardo di anticipare al sabato, anticiperebbe volentieri il suo impegno per poi giocare il turno infrasettimanale di mercoledì. A Vezzano Montegiorgio ci sono novità, Andrea? Non credo. No, beh, ripeto, aspettano la risposta del Montegiorgio. Anche lì. Francavilla Campobasso, sabato alle ore 14, non alle 14.30, alle 14 Francavilla Campobasso. Quasi certamente 99 su 100 Materica Pineto si gioca sabato, perché prima abbiamo parlato anche col direttore sportivo del Materica, Francesco Micciola, ci ha detto, beh, noi siamo disposti, il Pineto si è detto disposto ad anticipare, quindi si va verso il sabato. Notaresco ci ha confermato Cudini che gioca a Recanati sabato, la Vastese gioca domenica a San Mauro Pascoli contro la Samorese, questo è il turno della 21esima giornata di campionato. Prima di chiudere, visto che abbiamo parlato di Francavilla, calcio a 11 maschile, fateci fare i complimenti al Francavilla calcio a 5 femminile che ha vinto la Coppa Italia regionale 6-2 sulla città di Chieti, gara che ha regalato alle francavillesi il primo trofeo della stagione, 6 reti siglate da doppietta di Pastorini e Gerardi, dal gol di Verzulli e Zulli, e dunque complimenti alle ragazze del Francavilla che dunque si portano a casa la Coppa Italia regionale. Complimenti, perché comunque questo fa parte di un movimento complessivo, perché poi non c'è solo il calcio a 11 dei big, ci sono anche le squadre giovanili, c'è anche il calcio a 5, calcio a 5 femminile in questo caso, fa tutto parte comunque chi le ha queste formazioni di un movimento complessivo, quindi complimenti davvero alle ragazze del Francavilla calcio a 5 femminile. È tutto per questa sera, io ringrazio Luca Di Pasquale, ciao Luca, ti auguro grazie un buon 2019. Buonasera altrettanto, grazie, sempre un piacere. Grazie ad Andrea Costantini, ciao Andrea. Ciao a tutti. Grazie a tutta la squadra e questa sera ve la facciamo anche vedere. Eccoli qua, siete rimasti in due. Ah, ecco, qualcuno arriva alla spicciolata, ciao ragazzi, siete stati fantastici anche oggi. L'Abruzzo del pallone. A questo punto che diciamo, che appuntamento diamo Andrea? Ma più diciamo sabato, 80% sabato, 80% sabato. Aggiornati in settimana, sì. Probabilmente sabato. Probabilmente sabato. Voi se non sbagliate. Esatto, metteteci sia sabato che domenica e non sbagliate. Grazie per essere stati in nostra compagnia, ovviamente. Buona domenica e buon 2019 a tutti quanti. Buona serata.